Buon pomeriggio ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo appena agosto e anche oggi comunque siamo qua con una partita di eFootball, con eFootball su Xbox, quindi con squadra decisamente nuova, squadra decisamente con giocatori soltanto trovati gratuitamente, con gli eventi, con le varie partite da fare, con i GP, con le stellette. Con le monetine, insomma, con quello che si può fare senza aver shoppato nulla. Vi dico subito intanto un grazie a tutti coloro che si guardano i video, grazie per i vostri like, i commenti, le condivisioni, le iscrizioni al canale, grazie di tutto quanto ragazzi, vi ringrazio sempre per quello che fate per il canale. Allora, prima cosa che vi faccio vedere, abbiamo cambiato un po' di cose, di fatto la formazione, sistemato, preso giocatori ovviamente senza sborsare un eurino. Abbiamo preso con i contratti, abbiamo fatto tutti gli eventi possibili e immaginari, quindi diciamo che ho sbloccato, non so se si può vedere ancora, non si vede più, i giocatori, va bene, i tre giocatori che c'erano facendo tre eventi, c'erano tre accordi al buio in un pool da tre giocatori, uno era Ronaldo. Se non sbaglio, uno era Son, e allora vi faccio vedere subito comunque quali sono stati i tre giocatori che abbiamo preso, e l'altro De Bruyne, se non sbaglio. Comunque vi faccio subito vedere la formazione così capiamo cosa è successo. Non ho più niente da poter usufruire per comprendere i giocatori, ho solo delle monetine e 1300 GP che ho raggranellato ovviamente con gli eventi, con le varie cose che ho fatto. Infatti diamo un'occhiatina subito qua, ragazzi, abbiamo fatto tutti gli eventi disponibili direttamente giocando continua, entra, questo no perché è co-op, questo continua, le abbiamo finite anche se in realtà si può fare ancora qualche partita, ma abbiamo preso quello che ci interessava, quindi ragazzi non ci interessavano per adesso i programmi aggiuntivi, le posizioni, queste cose qua, ci interessavano l'esperienza. Ci interessavano i GP, ci interessavano gli accordi al buio e quelli li abbiamo presi. E di conseguenza abbiamo sistemato un po' la formazione, siamo passati a una formazione completamente diversa da quella che avevamo qualche giorno fa. E adesso la vediamo subito insieme. Siamo con un 3-4-3. Allora, chi abbiamo trovato? Intanto abbiamo trovato, vi faccio vedere subito, abbiamo trovato questo Son tra i giocatori accordi al buio. Abbiamo trovato Ronaldo, questo Ronaldo, e l'altro non mi ricordo che abbiamo anche trovato, forse non mi ricordo più l'altro che abbiamo trovato, se era stato Gavi o qualcun altro. Vabbè, comunque tre giocatori trovati, uno è in squadra, Son l'abbiamo messo sulla sinistra, a destra ho messo Messi, e davanti ho messo questa punta qua, ragazzi, perché è straripante, questo Safi Sali è incredibile, è incredibile come gioca, è bustato, ovviamente. Ha delle caratteristiche non tanto chissà cosa, ma comportamento offensivo 92, realizzazione, finalizzazione 93. Quelle sono le caratteristiche più alte che ha. Poi ovviamente ha diverse cosette, qua, colpo di testa, giro da distanza, pallonetto, mirato, tiro di collo, tiro a salire, lancio lungo, finalizzazione acrobatica e tiro di prima. Ok, questo lo teniamo come punto perché ragazzi, a sinistra Neymar, eccolo qua, a destra Palmer, Gavi e De Bruyne sono al centro, in difesa abbiamo Minks, Akanji e Sugawara, in porta Donnarumma. In panchina abbiamo anche qualche difensore abbastanza, sì, l'allenatore ragazzi, l'allenatore è ovviamente Cristóbal Buena, che in realtà sapete che non è Cristóbal Buena ma si chiama Simeone. E formazione appunto è in contrattacco 3-4-3. In panchina chi abbiamo? Abbiamo un portiere che non useremo quasi mai, Ledesma. Poi abbiamo Upamecano, Yeray, Witzel, Palinia, Isara. Poi giocatori che entrano quasi sempre nel secondo tempo. Mitsula che entra sulla destra e Pratama che entra sulla sinistra, rispettivamente al posto di Palmer e di Neymar. E davanti abbiamo come cambi Çalhanoğlu Son Grasin, trequartista, che possiamo però piazzare tranquillamente sulla. Ma Emma, se riusciamo ad andarci, forse ce la facciamo.
sulla sinistra al posto di Son. Cristiano Ronaldo lo mettiamo in genere a destra al posto di Messi, infatti è un ruolo che può ricoprire, tutti i ruoli in attacco li può ricoprire, e al centro Thuram al posto di Sali. Questa è la nostra formazione. Adesso ragazzi direi di andare nel campionato perché non siamo messi bene bene, siamo in ottava divisione, abbiamo anche perso delle partite, e andiamo subito a vedere perché bisogna cercare di vincere e fare qualcosa di positivo per andare su, andare in settima. Siamo a 4 punti ragazzi, bisogna assolutamente vincere una partita per andare in divisione 7, dai. Giochiamocela adesso, vediamo un po' il matchmaking cosa ci riserva. Intanto vi ricordo in descrizione c'era il link alla playlist se avete perso qualche episodio. Poi ovviamente se seguite la sezione canali dei miei amici, li salutiamo, Alessandro Gamer, The Last Taste, Le Burneo, AleBeni86, Nico Siccolo, hanno tutti un canale YouTube e portano i loro contenuti, a volte anche live. Sempre di football, a volte anche di altre cose. Comunque seguiteli che sono veramente tutti quanti in gamba e simpaticissimi. Salutiamo anche il Lupo del Tubo e Squalo Calcio che portano altre simulazioni, altri contenuti, ma anche loro molto bravi, molto bravi. Ragazzi, eccoci qua, Inter Milan, il derby della Madonnina. Andiamo subito a vedere un pochino, tiriamo queste maglie che vanno bene così, non è un problema per noi la maglia. Vediamo subito la formazione. Direi che tutti gialli, ragazzi, a parte De Bruyne, Neymar. C'è Minx ragazzi che è un po' giù di corda, però ragazzi non ho difensore all'altezza, quindi al momento ci lascio lui, anche se qualcuno è in forma, ma Yeray ragazzi 88 non mi va di metterlo a posto di Minx. Poi abbiamo altri giocatori, in forma abbiamo Ronaldo che è in formissima, lo possiamo mettere tranquillamente al posto di Messi per il momento perché è in straforma. Poi che abbiamo visto qua da poter cambiare? Il trequartista Son Grasin, però la chiamo Ming perché 92 ragazzi ci va bene 92 e niente, l'avversario come se la gioca? L'avversario come se la gioca? Vediamo. Jesus, Kane, Victor, Vinicius Junior, scusate, Neymar, De Bruyne, Son, e cos'è il giocatore che abbiamo noi questo? Tra gli stessi? Agli stessi praticamente, a parte i difensori, va bene. Voglio mettere a posto un attimino le tattiche che non ho messo probabilmente nulla di che, quindi possiamo mettere Song come contropiede, mettiamo Song, vediamo se quanto può essere veloce, non mi ricordo. Ronaldo invece, sì, mettiamo Song, poi ovviamente andiamo a mettere come difensivo. Come difensivo, terzino offensivo, lo mettiamo difensivo su Gawara, che ovviamente in questo momento è centrale, anche se lui predilige essere un terzino, ma lo mettiamo come centrale in questo momento, quindi ci va bene così. Dall'altra parte andiamo a piazzarci, vediamo, difensivo, possiamo mettere difensivo un pochino Gavi. De Bruyne, no, mettiamo un po' Gavi sul difensivo, dai, e poi vediamo se magari fare qualche cambiamento poi dopo, eh. Va bene, direi di lasciare così come siamo, direi di cominciare a giocare, via, si parte ragazzi, un goccio d'acqua fresca perché ci vuole, perché qua se no si rischia. Se non sbaglio attacchiamo noi, quindi da sinistra verso destra, mi raccomando, eh. Cerchiamo di giocare subito bene. Siamo su Xbox, ve lo ricordo, con la squadretta assolutamente gratuita. Abbiamo ricominciato da pochissimo, dalla divisione 10, e adesso siamo qua per cercare di divertirci. Per chiudere la pratica quanto prima. Hanno meritato di arrivare fin qui. Ora dovranno meritare di scalare anche l'ultima vetta, oltre la quale saranno ammessi di diritto alla categoria successiva. Vi diamo il benvenuto da uno degli stadi più Ah, miseria, importanti e me forse l'ha presa subito, eh. il Giuseppe Meazza di Milano. A fare gli onori di casa oggi c'è l'Inter e il pubblico di San Siro. Si coordina per il tiro. Vai, subito, la mette dentro. Chi è, ovviamente, il nostro marcatore numero uno, il nostro supercannoniere, il nostro Safi Sali, che ormai, ragazzi, non so quanti gol avrà fatto tra amichevoli, tra partite, tra tornei, tra eventi, non so quanti gol ha fatto questo giocatore, ragazzi. Probabilmente è il doppio o triplo delle presenze che ha fatto fino a questo momento, eh. Un gol preziosissimo
che cambia la storia della partita. Questo gol potrebbe essere la singola azione più importante di una stagione. Prova a giocarla in profondità. Occasione per Son. Ah, bravissimo, mi ha. Intervento decisivo. Cerca l'uomo là davanti. Neymar. Son Heung-min. Angolo per noi, va bene. Tentiamo di non farci fregare l'avversario, eh. Milanista va schiacciato inesorabilmente. Beh, adesso magari non abbiamo con nessuno, perché ovviamente cerchiamo di giocare al meglio. Facciamo un tiro così, vediamo un po' dalla palla dove va. E cos'è il passaggio fuori area? Vabbè, la tirata direttamente in campagna, questo. Dove tira? Ah, dall'altra parte, va bene. Bravo. Sceglie di andare per vie verticali. Cerca il tiro, parato di Donnarumma. Tentativo in avanti, lungo. L'Inter è già referto e ora ha una solida base di partenza in questa gara. Hanno trovato meritatamente la rete. Palmer! Ma dove cazzo tira Palmer? Ma dai, andiamo in porta da solo con un carciofo volante. Mi vai a sbagliare questo gol? Palmer? Mi vai a sbagliare questo gol, Palmer? Lui tira sempre lungo, e noi cerchiamo di pregarlo sempre. La gioca in profondità. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Velocità di reazione e manovra offensiva sventata. Fa viaggiare il pallone in verticale. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. Bravo. Stava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. E passa. Ottima incursione, la difesa però si è fatta trovare pronta. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Fa tutto da solo e fa bene la conclusione. E vai, è 2-0, grande, subito. E la piazza ancora là, ragazzi. Stesso angolo. Sempre lui, il nostro super marcatore, ragazzi, che non so con quanti gol ci ha fatto ormai. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Madonna, Son, grande Son. Perché il pallone finisce. Son, ragazzi, l'ha messa for Son. Vabbè, dai, forte coraggio, che 2-0. Siamo messi abbastanza bene. Cerchiamo di mantenere il vantaggio. Non c'è. Son Heung-min. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Ho sbagliato io. Sulla fascia è libero, trova un modo per passare. Ha sbagliato il turno. Peccato, l'ho sbagliata proprio alla fine. L'ultimo passaggio, l'ultimo, vediamo cosa fa. Questo qua tira sempre qua, ragazzi. Noi lo castighiamo. Agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Ah, sbagliata, troppo lunga. Tentativo di allungare il gioco. Son Heung-min. Alisson dice di no. Prova a prolungare in avanti. Errore qui, pallone sprecato. Bravissimo. Va a concludere. Urca da lontanissimo Parker. Non impensierisce il portiere. Vai così. Palmer, che Parker, ragazzi. Palmer, ho rubato anche i nomi. Mi invento anche i nomi che non esistono, ragazzi. Va bene, facciamo di tutto, di più, perché. Oh, via! Ah, ho sbagliato, ragazzi. Bravissimo portierone Donnarumma, non si fa fregare, ragazzi. Il nostro Donnarumma è bravissimo. Vai lungo, vai così che sei da solo, vai che qua è tua. Passa il pallone però male, prova a verticalizzare. Bravo, cerca il movimento dei suoi in profondità. Bravissimo, vai dall'altra parte. Prova con una palla filtrante. Buona la sua progressione palla e piede. Arriva Cristiano Ronaldo. Me l'ha presa. Ottimo scatto sulla fascia, premiato dal compagno. Kane.
Occhio alla parata di Donnarumma. Ah, che cazzo fai? Donnarumma, cosa fai? Giochi a pallavolo, l'alzi davanti. L'alzi davanti alla porta? Madonna, dai, sono a risultare, hai fatto solo un gol. Cosa pensi di aver fatto? Vinto il mondialito? Dai, non hai vinto il mondialito, hai fatto un gol di merda perché il portiere che ha sbagliato, quindi non è stato un bellissimo gol. È stato un gol quasi di merda perché il portiere che l'ha sbagliata. Apertura sulla sinistra, lunga. E trova il compagno. Non riesce a restare sul pallone, possesso alla difesa. Gioca una palla lunga. Oh. Pallone lungo in verticale. Gabriel Jesus. De Bruyne. Qui può partire il contropiede. Può arrivare in porta. E ora un duello passato. Ma indica 2 minuti di recupero. Ma Son Heung-min. E trova bene il compagno. Il portiere la spedisce su. Ragazzi, abbiamo rischiato di prendere il gol, ma non possiamo fare questi rischi, eh. Stiamo giocando letteralmente meglio del nostro avversario, quindi non possiamo fare queste figuracce qua. Tiri in porta 5-3 per noi, tiri totali 8-4, possesso palla tutto quanto, anche i tiri, ragazzi, di passaggi, tutto di più, anche gli angoli 1-0, quindi cerchiamo di non fare figurette, cerchiamo di impegnarci un po' meglio, eh. Tacca difensiva, vediamo un po' subito perché non vorrei che partisse. Ma dai Ronaldo, ma come cazzo mi tiri? Ma poi ti metto in panchina, eh? Brutto Sassone, ma non ti vergogni Ronaldo a fare un tiro di merda così come hai fatto tu? La gioca in avanti con un filtrante. Gnabry. La possibilità di andare verso la porta. Oh, guarda io, eh. De Bruyne. Riceve bene Gabriel Jesus. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Oh, dai, non fammi te castate qua, eh. Kane. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Fissa lì una bella giocata nello spazio. Che leggerezza, devono stare più attenti. Dai, non si può mica. Riceve bene. Oh. Prova a superare la difesa con un filtrante. Bravo, butto dall'altra parte. Un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Ah, che sfiga! Ci prova con un pallone profondo. Neymar va a raccogliere il passaggio. Bravo, bravo, grazie. Ragazzi, non riusciamo più a toccare come abbiamo fatto all'inizio, eh. Cominciamo a essere un pochino più. Vai! Cosa hai fatto? Ma dai! Te l'hai fatto mettere fuori, ma sei un coglione! Per il lancio lungo, brutta palla qui nella terra di nessuno. L'affluenza di quest'oggi è di 80.607 spettatori. Palla in avanti verso il compagno. Arriva Cristiano Ronaldo, guadagna metri, riceve il passaggio. Ottima tecnica, brucia l'avversario. Attenta alla conclusione. Madonna, mamma mia, ragazzi, come si fa a fare questi errori così madornali? Dai, uno come te. Due gol li ha fatti, il terzo non riesce a farlo. Come si è messi con i cambi? Diamo un'occhiata. No, è presto, teniamo quelli che abbiamo, ragazzi, dai. Giochiamo come siamo così, cerchiamo di portarla a casa da questa vittoria, ci basta la vittoria per andare in divisione 7. Son Heung-min sbaglia il passaggio, mal calibrato. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo, prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ah, cos'è? Me l'ha stoppato su un assere, porca miseria. Il compagno l'ha messo in ottima posizione con un passaggio manuale. Luis Suarez.
Allora. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E vai così, Lì. Potrebbe segnare anche il terzo, Luca, Indubbiamente, sta giocando benissimo e c'è ancora tempo prima della fine dell'incontro. Può provare. Ma dai, ma Ronaldo, ma c'è una pippa tremenda, io ti tiro giù, Ronaldo. C'è una pippa non ha tremenda, Ronaldo, c'è una pippa tremenda. C'è una pippa tremenda, Ronaldo. Facciamo così perché Ronaldo è una pippa tremenda, ragazzi, e lo tiriamo giù. Teniamo giù Ronaldo, mettiamo Messi. E stanco anche Palmer di qua. E ovviamente adesso qua abbiamo due giocatori. Questo invece non mi ricordo più se questo va qua. Questo come gioca? Sulla sinistra, quindi questo devo mettere di qua. Ok, l'altro va messo di là. Va bene, davanti lasciamo tutti come sono, ho messo Messi e abbiamo Safi che è un po' stanco, vediamo com'è. Ci mettiamo magari Thuram. Dai, Thuram per gli ultimi 20 minuti, capocannoniere è stanco ragazzi, quindi ci sta che sia da cambiare. Dai, portiamolo a casa ragazzi, manca 20 minuti, non facciamoci prendere dal panico. Che la squadra che vince, dai Thuram ragazzi, non puoi, bravo, dai, con calma, con calma. Riceve un pallone interessante e ci è voluto forse più del dovuto, ma i difensori sono riusciti a mettere un freno a un attacco potenzialmente per... Madonna, è andata io, ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Pallone interessante, verticale, passaggio intercettato. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così, possono tornare in partita. A questo punto sarebbe inutile essere prudenti. Devono spingere. Sono d'accordo con te. Vai, Ugo. Corri! Ai ai, stanno correndo rischi davvero. Vai, così! Portiere uscito, l'abbiamo fregato di brutto, ragazzi. Grande, grande. Portiere uscito, sperando di... non so cosa dovrebbe fare. L'abbiamo ciullato in maniera incredibile. Adesso diciamo che il risultato dovrebbe essere abbastanza tranquillo, Devono fare più attenzione. Punizione. Calcio di punizione. Son. Marcos Thuram. De Bruyne. Ecco De Bruyne. Vai così, ma strattiamoli, dai ragazzi che ormai è finita, 3-1 diciamo che è abbastanza tranquilla, dovremmo riuscire ad andare in divisione 7 e a questo punto ragazzi facciamo così, l'avversario viene qua, noi facciamo una cosa del genere, la prende, bravissimo il portiere, abbiamo tentato il colpo di testa ma non abbiamo, con calma di certo non ci si annoia. Marcos Thuram. Bravo Son, e lui tira, bravissimo anche Son, e ormai l'avversario è in crisi. La gioca in profondità. Ah, beata io. Posto giusto, al momento giusto. Occhio, possono ripartire qui. Gioca una palla lunga. Vediamo se può capitalizzare. Marcus. Cazzo, che botta Thuram, lasciala andare. Che botta Marcus Thuram, ragazzi, da fuori area, grande, grande. Restiamo così che ormai è finita. Magari un cambio, un cambio per dare un po' di riposo a qualcuno che magari è stanco. E Son e De Bruyne, ragazzi, è stanchissimo. Facciamo un po' una sostituzione. A centrocampo non è che ho tanti giocatori da poter. A centrocampo non è che ho poi tanti. Vediamo, se tolgo De Bruyne, chi ci possiamo mettere? Vediamo che c'è qualcuno. Non ha mica poi nessuno. Ci possiamo mettere. Sì, questo qua probabilmente. Anche Panini forse è meglio, ci mettiamo lui. 77, sì, che devo trasformarlo in mediano, ok. Facciamo così, il difensore centrale, ragazzi, è stanchissimo. Quindi ci mettiamo un questo. E facciamo così. Non me lo cambia? Perché mi è già cambiato abbastanza. Facciamo così allora.
Va bene, non è più nessuno, siamo già a posto con i cambi, ragazzi, Beto manca pochissimo alla fine, quindi vediamo di finire questa partita, portiamoci a casa il risultato. Molti dei suoi compagni in area svettano sui difensori. Lungo, con la pinta. Ah, che è stato? Angolo? Che l'ha deviata? Qualcuno che l'ha deviata, eh? Per il loro quarto corner. Madonna, quasi la messa dell'angolino, eh. Va bene, ragazzi, ormai siamo al termine, la partita è agli sgoccioli, 3-1, direi che non c'è più niente da raccontare, se non Marcos Thuram. Ci saranno 5 minuti di recupero. Tornano subito sulla palla. Bella apertura. Ancora 5 minuti per le due. Vede la porta. Alisson dice di no. Palla al centro. Cerca il tiro. Ah, dove si è atturato. Va bene. Mezzo lo bestiata, sforbiciata, che mettela come cavolo volete. Si è girato, ma non ha fatto niente di che. Quindi. Ecco, no, l'ha diventato qualcuno. Buono, buono. Lancio, usiamo un tiro lungo, vediamo dall'altra parte chi ci arriva. Ah, cacchio, Son, no, chi era? No, non era Son, comunque ragazzi è finita, l'arbitro qua continua ancora. Marcos Thuram. Bravo. Non si tira indietro e conquista il pallone. Finita. Siamo in divisione 7, ragazzi, pian piano si sale la china, anche se sarà dura con la squadra, così non essendo dei player forti, noi appunto, sarà dura riuscire ad andare avanti, ma ci proviamo. Obiettivi raggiunti, ragazzi, va bene così. Tu cominci un po' per altro che ringraziarvi, anche Messi sta ringraziando, vedete, grande Messi. Ragazzi, lasciate un like se volete aiutare a far visualizzare questo trailer, ci importa, ragazzi, non si poteva non vincere contro questa Milan, non all'altezza della nostra squadra sicuramente, quindi è una vittoria meritata, possesso palla, più tiri, ragazzi, calcio d'angolo 5-0, guardate solo quello, passaggi intercettati 47-29, guardiamo solo lì, ragazzi, quindi a questo punto sarebbe bene se volete anche fare un'iscrizione, se non l'avete ancora fatta, non è obbligatorio, ma se volete fare fate un'iscrizione. Migliore in campo, Sali con la doppietta. Iscrizione la fate, se attivate anche la campanella sarete avvisati sempre ogni qua volta, eh? Intanto, ragazzi, qua abbiamo migliorato qualcuno, eh? Oh, ottimo, su Gawara ha preso un più 2, gli altri sono migliorati abbastanza, siamo con un allenatore che predilige i difensori, quindi vedete che i vari Pratama, Haran, Akanji, Minks, Sagawara hanno tutti un bonus di 300% come esperienza, quindi vanno avanti un po' di più degli altri, ma direi che a questo punto, ragazzi, siamo arrivati in divisione 7 e io mi accontento. Oggi è Ferragosto, meglio di così, festeggiare con una promozione il Ferragosto è perfetto, anche se siamo qui in casa al caldo, non tanto perché abbiamo il condizionatore, quindi ragazzi non siamo al mare, siamo qua, ci riposiamo dal lavoro per qualche giorno e ci riposiamo in questa maniera. Niente, commentate se volete, tutto quello che volete è a vostra disposizione, sapete che io saluterò, ringrazierò e risponderò a tutti quanti. Detto questo, Tuffo Mix prende il suo oggetto dalla posta, vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo episodio, probabilmente domani alle 17 come sempre. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.